io e Giampiero ci siamo incontrati all'imbarco. Abbiamo fatto finta di non conoscerci. Stava bene. Ha iniziato a sentirsi male dopo un po'. E non le ha detto che sintomi aveva? Sentiva le gambe pesanti, la bocca secca. Si è alzato, è andato verso i bagni. Ed è lì che l'abbiamo trovato. Sono ore che mi domando che cosa è successo. Adesso voi mi dite che l'hanno ammazzato. Zitta un attimo. E chi saresti te, scusa? Un amico di Claudio, lo zio di Angelo. E che vuoi? Solo sapecco chi ci aveva il debito tuo marito. Ma la polizia mica gli ha detto che ci aveva un debito, angioletto tuo. No. E allora? E allora? Se io lo so, vuol dire che con me ci puoi parlare. Vi dovevano falsare i talenti. E come si chiama? E che ne so io? Solo Angelo lo può sapere. Angelo non ci sta più. Peppino, che paura. Mi scusi. Senti, fretta. Ci vediamo domani, eh? Già. Io ci vado, papà. Mamma, ci vado. Loro hanno bisogno di me. Come faremo a sfamare le piccole se ci viene a mancare il lavoro? Non lasciamoci abbattere dalle critiche. Se il cibo scarseggia, andrò a chiedere qualcosa alla mia famiglia. Entriamo. Siamo qui perché ce l'ha chiesto Don Bosco.